Proprio del Congo, parliamo in questo approfondimento del Congo, dell'episodio di ieri avvenuto nella Repubblica Democratica del Congo. Parliamo con il nostro ospite in collegamento e diamo il benvenuto a Camillo Casola, ricercatore per il programma Africa dell'ISPI. Camillo, grazie per essere qui con noi, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Cerchiamo innanzitutto di fotografare la situazione all'interno di un paese come appunto la Repubblica Democratica del Congo e fotografiamo un po' appunto la situazione, gli equilibri politici e questa presenza evidentemente piuttosto massiccia, forte, ovviamente correggimi se sbaglio, di miliziani e terroristi da questo punto di vista. Camillo. Sì, grazie mille per l'invito. Sicuramente la situazione nella Repubblica Democratica del Congo è estremamente complessa, tanto per quanto riguarda ciò che avviene nella capitale, a Kinshasa, quindi gli equilibri politici interni al paese, diciamo così, tra la dinamica, la dialettica interna alle istituzioni governative e rappresentative, sia per quanto attiene invece alla situazione di sicurezza nella regione orientale congolese e in particolare nord-orientale, quindi Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, eccetera. Si tratta di, per quanto riguarda appunto la situazione nella regione a est del Congo, si tratta di un quadro securitario, come dicevo, estremamente complesso, intricato, caratterizzato, segnato dalla presenza di una pletora di milizie e gruppi armati. Se si guarda gli studi del Kivu Security Tracker, che è uno dei principali riferimenti per quell'area, i ricercatori stimano che siano attive oltre 100 milizie in tutta la regione orientale del Congo e oltre 50 nel solo Nord Kivu. Milizie che ovviamente confliggono con le autorità statali diciamo soprattutto per il controllo di risorse che sono risorse naturali, che possono essere risorse naturali, minerarie. Ricordiamo che il nord-est del Congo è una regione diamantifera molto importante e che insomma contribuiscono ad aggravare fortemente la situazione di instabilità securitaria nel paese. Paese in cui, come dicevo, tra l'altro, il governo e la presidenza di Félix Tshisekedi si trova in questo momento in una situazione abbastanza difficile perché l'accordo parlamentare su cui si reggeva con l'ex presidente Kabila è stato, diciamo, si è posto fine a questo tipo di accordo, per cui è in cerca di nuovi equilibri. Pertanto, situazione instabile nella capitale e instabile per ragioni diverse nella regione orientale. È avvenuto vicino Goma, l'agguato, insomma, in realtà in un villaggio che peraltro sulla mappa di Google non è rintracciabile, quindi insomma per farvi capire in che luoghi si trovava, qui proprio a confine appunto tra la Repubblica Democratica del Congo e il Ruanda, con come detto il governo che sostanzialmente ha rivolto il dito contro le forze democratiche di liberazione del Ruanda, ribelli di etnia Hutu conosciuti per il genocidio in Ruanda del 94 e che hanno stabilito la loro roccaforte nell'area dell'agguato, mentre l'Italia chiede un rapporto dettagliato alle Nazioni Unite. Si parla di un agguato, di un'imboscata in piena regola, probabilmente a scopo di sequestro, con l'idea che i terroristi, che gli attentatori sapessero di chi si trattasse, chi viaggiava insomma all'interno del convoglio ONU. Tra le indiscrezioni viene riportato il fatto che, ad esempio, l'Italia, no, è ben disposta è una parola grossa, ma diciamo che è aperta ai pagamenti del riscatto e quindi questo potesse essere uno dei motivi per cui potessero immaginare un tentativo di rapimento e di un'imboscata, insomma, a scopo di sequestro, anche se ovviamente insomma, sono notizie filtrate attraverso il governo, insomma, della Repubblica Democratica del Congo, quindi un'idea chiara ancora non c'è, insomma, su quello che è accaduto e su quello che, per
potrebbe essere accaduto e quello che ha determinato, insomma, questo agguato. Esatto, esattamente. Si tratta per il momento ancora di speculazioni e ancora di più se si considera che al comunicato del governo, che di fatto ha attribuito le responsabilità dell'atto violento alle Force Democratique de Libération du Rwanda, come dicevi, che è un gruppo armato che affonda le sue radici nelle dinamiche del genocidio ruandese del 94, nella fuga dei responsabili delle milizie Hutu, Interahamwe e di alcune milizie vicine al governo Hutu, allora al potere, successivamente integrato da altri miliziani di etnia Hutu e di origini ruandesi non direttamente legati ai fatti del massacro del 94, ha risposto, sembrerebbe, con un comunicato di questa mattina proprio il gruppo armato, la milizia dell'FDLR, in cui nega ogni responsabilità e anzi sembra in qualche modo addossare parte delle responsabilità dell'attacco, della morte dell'ambasciatore Attanasio alle forze armate congolesi. Quindi siamo ancora totalmente, direi, nel campo delle ipotesi, non c'è certezza, soprattutto, come dicevo, considerando il fatto che nella regione sono davvero molti gli attori armati e le milizie che intervengono a diverso titolo in questo genere di dinamiche. Anche l'ipotesi, la supposizione che possa essersi trattato di un attacco a scopi di sequestro e per la richiesta di un riscatto è evidentemente ancora qualcosa su cui non vi sono evidenze. Quello che è certo è che a diverse riprese in molte altre circostanze anche il personale delle Nazioni Unite nella regione orientale della Repubblica Democratica del Congo è stato fatto oggetto di attacchi, assalti, imboscate, che hanno registrato anche la morte di un gran numero di rappresentanti delle Nazioni Unite nella regione. E allora Attanasio, il carabiniere Iacovacci e il loro autista congolese Mustapha Milambo viaggiavano a bordo di un'auto dell'ONU in questa regione, il Nord Kivu, teatro da anni, come detto anche da Camillo Casola, ricercatore ISPI, di violenti scontri tra decine di miliziani. Di milizie che si contendono il controllo del territorio e delle risorse naturali. Come detto, il governo accusa le forze democratiche di liberazione del Ruanda, che però prendono le distanze. Peraltro, ieri è arrivato anche una rivendicazione considerata poco attendibile, diciamo così. Il convoglio era composto da due vetture, viaggiava verso nord sulla strada tra Goma e Rutshuru. Il diplomatico italiano avrebbe dovuto visitare un programma di distribuzione di cibo nelle scuole dell'Agenzia dell'ONU, fresca di Nobel per la pace. Alle 10 e un quarto, ora locale, 9 e un quarto in Italia, le due auto sono state fermate a 15 km da Goma, nei pressi di Nyiragongo, nel Parco Nazionale di Virunga, che peraltro è anche visitato, insomma ci sono anche diversi turisti che visitano questi luoghi, da un comando di 6 persone. Questo comando ha aperto il fuoco, prima sparando in aria, poi uccidendo l'autista, e insomma gli assalitori avrebbero portato il diplomatico, il carabiniere, della scorta nella foresta. È scattato poi l'allarme da parte di una pattuglia di ranger dell'istituto congolese ed è esploso un conflitto a fuoco nella quale gli aggressori hanno ucciso sia il carabiniere che Attanasio, colpito dagli spari. Ancora di chi non è chiaro, ecco perché le fonti ufficiali del Congo hanno dichiarato, insomma, che è stato colpito dai terroristi. È stato caricato poi su un pick-up Attanasio dai primi soccorritori, trasferito poi all'ospedale di Goma. Altre 3 persone sarebbero state rapite, riferisce sempre il Ministero dell'Interno di Kinshasa, e si parla anche di alcune ferite. Si diceva che questo è esattamente, si tratta di un'imboscata in piena regola. C'è un Camillo Casola, c'è una procedura
Non voglio chiamarla una procedura standard perché non è esattamente un'espressione felice, diciamo così, ma è sostanzialmente così che i miliziani in qualche modo agiscono quando l'idea è appunto ottenere un sequestro e per l'ottenimento di un riscatto, per insomma autofinanziarsi a livello di armi, a livello appunto di per garantire il controllo più ampio del territorio laddove le risorse naturali sono più diciamo concentrate. Diciamo in generale sì, ma quello che possiamo dire è che comunque quella del sequestro per la richiesta, l'ottenimento di riscatti non è una prassi così diffusa in Diffusa. quell'area, in quella regione e da parte di quegli attori armati. Quindi è anche questo che insomma ci impone una qualche prudenza nel cercare di delineare gli scenari in cui quello che è successo si è sviluppato, diciamo così. Non è un qualcosa che ritorna con grande frequenza, come invece accade, diciamo, in altre aree del continente. Chiaro, mostriamo anche alcune fotografie che arrivano dall'ANSA, come l'ambasciata italiana in Congo. Questa è l'immagine, poi questa è l'immagine di Luca Attanasio, foto tratta dal profilo Facebook, della moglie, e poi insomma il luogo dell'agguato. Come detto, insomma, all'interno di un parco naturale a confine con il Ruanda, con Ruanda, le bandiere a mezz'asta, di Palazzo Chigi. Qui insomma viene altre fotografie che ci mostrano insomma alcuni estratti insomma dell'ambasciatore. Qui anche siamo nella zona dell'attacco e questo invece sono le immagini delle forze dell'ordine, dei carabinieri, laddove è situata l'abitazione insomma di uno dei servi dello Stato, sostanzialmente dei servitori dello Stato. Viene riportato anche il fatto che il carabiniere avrebbe dovuto sposarsi in estate. Questa è un'altra immagine di Luca Attanasio, ambasciatore, insomma, all'interno di alcune scuole congolesi. E questo è Vittorio Iacovacci, l'altra vittima appunto italiana. Altre foto di Luca Attanasio e poi insomma altre foto che arrivano dal profilo Facebook della moglie. E allora questa è la situazione. Speriamo di aver fatto ulteriore chiarezza su questo argomento sicuramente delicato e di cui si continuerà a parlare proprio perché ancora non ci sono, o meglio, ci sono notizie ufficiali, ma che vanno comunque in qualche modo approfondite, dato che arriva appunto dal filtro delle istituzioni della Repubblica Democratica del Congo. Intanto ringraziamo Camillo Casola, Associate Research Grazie a voi. Fellow per il programma Africa dell'ISPI. Buon lavoro Camillo e a presto. Grazie mille, alla prossima.